Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, è figlio del tastierista e cantante dei Pur Roby Facchinetti e di Rosaria Longoni. Ha quattro fratellastri, da parte del padre, la stilista Alessandra, 1972, Valentina, 1977, Roberto, 1987, e Giulia, 1991. Francesco ha vissuto a Mariano Comense, un paese della Brianza comasca, dove risiedeva stabilmente la madre. Come ha raccontato nel suo libro autobiografico, Quello che non ti aspetti, Francesco, fin dall'età di 3 anni convive con la dislessia e con le difficoltà nella lettura e nella scrittura che tale disturbo comporta. Come ha ricordato lui stesso, a quell'epoca non si sapeva come muoversi, quali terapie fare. Il figlio di Roby Facchinetti ha cambiato taglio. Ha scelto il look neomelodico. Patch neomelodico, signori e signori, guardate, sottolinea Francesco parlando del suo nuovo infoltimento. Sono tantissime le persone che anche tu conosci che hanno il patch cutaneo. Però c'è vergogna ad ammetterlo. Li fa notare l'Abanti. Io non capisco. Sono attori, cantanti, presentatori, calciatori. Hanno la patch cutanea ma non hanno il coraggio di dirlo. Siamo in un mondo body positive. E non capisco, dato che tanti di loro supportano il body positive, perché non abbiamo di fare coming out, ribatte Facchinetti. Ovviamente ognuno può fare quel che gli pare, continua Francesco. Vi posso però dire che quando io l'ho fatto, la mia vita non è cambiata. Anzi, è cambiata in meglio. Non è che ora, quando esco per strada, mi gridino. Scemo. Se me lo dicono è per altri motivi.